Mi presento, sono Angela Arlotta, responsabile del Dipartimento Italiano della clinica IVF Spain Madrid. Questa sera sono in compagnia del dottor Felix Rodriguez, che Buonasera. è il nostro direttore di laboratorio. Buonasera, dottor Rodriguez. Direttore di laboratorio che ci terrà compagnia questa sera durante la presentazione del webinar e poi risponderà alle vostre domande su quello che è il tema del nostro webinar e quindi lo sviluppo allo stadio di blastocisti e l'importanza di trasferire un embrione allo stadio di blastocisti. Il dottore Rodriguez ha creato per noi una presentazione che ho pensato bene di tradurre, dato che il dottor Rodriguez non parla italiano e quindi la presentazione era in spagnolo, quindi ho pensato bene di tradurla per tutti voi, in modo da darvi la possibilità, appunto, alla fine della presentazione comunque di porre le vostre domande. Vi ricordo che è conveniente porre le domande in domande e risposte piuttosto che nella chat, perché nella chat non è possibile mantenere l'anonimato e quindi è preferibile, se volete mantenere l'anonimato, appunto, fare le domande in domande e risposte. Vedo che abbiamo già 10 partecipanti e solo dirvi che a causa della situazione meteorologica che, come sapete, in quest'ultima settimana ha colpito Madrid, questa nevada storica, no, dottor Rodriguez? Questa nevicata storica che ha colpito la nostra città, purtroppo questa sera non possiamo essere insieme per questo webinar, quindi siamo in due location separate, però faremo del nostro meglio, nonostante le varie traduzioni che dovrò fare durante la serata, faremo del nostro meglio per poter rispondere comunque sia a quello che era il nostro impegno nei vostri confronti. Comincio con condividere il mio schermo in modo da farvi vedere quella che è la presentazione e indicarvi già, quindi cominciare già con lo spiegare quello che appunto è il tema, no, di questa serata. Che lo sviluppo embrionale in vitro e l'importanza di arrivare allo stadio di blastocisti per poter effettuare il transfer di un embrione di ottima qualità. Il redattore appunto del seguente webinar è il dottor Felix Rodriguez Suarez, che è il direttore del laboratorio di embriologia della IVF Spain Madrid. Quando noi parliamo di blastocisti, dobbiamo cominciare a spiegare quando, come un embrione arriva allo stadio di blastocisti. Cosa succede il giorno zero, il giorno della fecondazione embrionale, il giorno in cui si effettua quella che tutti noi, quelli che tutti voi conoscete come ICSI o microiniezione spermatica. In questa giornata l'embrione viene creato, quindi l'ovocita viene microiniettato, fecondato con uno spermatozoo precedentemente selezionato in laboratorio. A partire dal giorno 1, che è quando si ha la fecondazione embrionale, quindi la creazione di due nuclei, il femminile e quello maschile, comincia tutto un percorso di sviluppo cellulare, l'embrione, che permette che in pratica in cui vediamo che al secondo giorno presenta 4 cellule, al terzo giorno di sviluppo embrionale presenta 8 cellule, al quarto giorno di sviluppo queste cellule vediamo che si sono compattate, quindi abbiamo una massa cellulare unica che viene chiamata morula, viene definita morula, fino ad arrivare al quinto giorno di sviluppo embrionale, dove abbiamo appunto questa differenziazione tra la massa cellulare interna e il trofoettodermo, quindi la massa cellulare interna che darà origine a quello che sarà poi il bebè, e il trofoettodermo, che è invece quello che formerà la placenta. Dimostrarvi, per farvi vedere come avviene appunto questo sviluppo allo stadio di blastocisti in tempo reale, abbiamo inserito un video che abbiamo ottenuto grazie all'utilizzo del time-lapse, un'incubatrice con una
telecamera interna che utilizziamo presso la nostra clinica, presso l'IVF Spain Madrid, in cui possiamo vedere come gli embrioni che vengono inseriti il giorno della fecondazione e tirati fuori il giorno del transfer si sviluppano giorno dopo giorno e quindi fanno quella divisione cellulare di cui vi ho parlato nella precedente diapositiva. L'embrione, grazie al time lapse, viene sottoposto a un controllo continuo 24 ore su 24. Questo permette agli embriologi di fare una migliore selezione embrionale perché gli permette di capire qual è l'embrione che effettivamente sta facendo la divisione cellulare nel momento in cui andava fatta. Grazie al time lapse, quindi gli embriologi possono stabilire quale embrione, quale blastocisti trasferire per primo. Grazie a questa incubatrice di nuova generazione, ma che noi utilizziamo in clinica già da molti anni, possiamo, in pratica, permettiamo all'embrione di svilupparsi in un ambiente stabile. Dato che gli embriologi non devono giorno dopo giorno estrarlo per vedere come si sta sviluppando, lo lasciamo in un ambiente stabile e non lo sottoponiamo a stress di luce e temperatura. Questo permetterà all'embrione, come vedete, di svilupparsi fino al quinto giorno di sviluppo embrionale, fare la sua eclosione e quindi prepararsi per impiantarsi direttamente in utero. Quindi vediamo in questo momento appunto come l'embrione si sta aprendo, come sta dividendosi, vediamo la massa cellulare interna, come si sta creando e l'embrione, l'eclosione completa dell'embrione. La classificazione che noi facciamo delle blastocisti, quel numero fantastico che voi vedete sempre, quella lettera, quel 5AA che vedete sempre, no? Nella classificazione dei vari referti medici o di amiche che vi hanno detto che hanno trasferito un 5AA, un 5AB, è una classificazione morfologica, estetica. Questa classificazione si fa osservando vari parametri. Uno è il grado di espansione. La foto che ho appena mostrato presenta un blastocisti precoce, viene chiamato così, che ha un grado di espansione molto ridotto. Quindi un blastocisti con una numerazione 1-2 è un blastocisti precoce. Questo che invece vediamo adesso è un blastocisti con eclosione al grado 5 di sviluppo embrionale. Sono altri due parametri molto importanti che gli embriologi utilizzano per la classificazione morfologica del blastocisti, che è la qualità della massa cellulare interna, quindi che è quella che andrà a formare il bebè. Un'ottima qualità significa che questa massa cellulare deve essere compatta e rotonda, e la qualità del trofoettoderma che rappresenta le varie cellule che si formano e che andranno poi a formare la placenta. Tanto la classificazione della massa cellulare interna quanto del trofoettoderma avviene attraverso delle lettere, le famose letterine che accompagnano il numero, in cui la A rappresenta una migliore qualità e una D rappresenta una peggiore qualità. Però andiamo a vedere perché la cultura blastocisti è molto importante. Alcune pazienti mi dicono sì, però a noi hanno anche consigliato, hanno detto che trasferire al terzo giorno va anche bene. È vero, può andare anche bene, però andiamo a vedere cosa succede nello sviluppo a blastocisti. Nel momento in cui l'embrione viene fecondato, comincia a effettuare una selezione naturale e quindi una differenziazione che avviene giorno dopo giorno e che gli permetterà o no di arrivare all'asso. Quindi questa selezione naturale permetterà naturalmente soltanto agli embrioni più forti, agli embrioni con più capacità di attecchimento, di arrivare fino allo stadio di blastocisti. Sono due momenti essenziali, due momenti molto importanti nella cultura a blastocisti ed è il momento in cui si ha la fecondazione e il momento dell'attivazione della spermatozoo, quindi il giorno in cui si ha la fecondazione, quindi si può avere una non fecondazione, questo si ha quando non si formano i due pronuclei,
una fecondazione anomala quando si hanno più pronuclei, quindi quando si hanno 3, 4 pronuclei o uno. Quindi lì quella è una fecondazione anomala. E il terzo giorno di sviluppo embrionale quando si attiva lo spermatozoo. Spesso l'attivazione dello spermatozoo non permette agli embrioni di arrivare a blastocisti, è per quello che molti embrioni si fermano, no? Si bloccano nello sviluppo tra il terzo e il quarto giorno di sviluppo embrionale. Come vediamo, nel momento in cui si ha l'attivazione dell'ovocita, si ha un 15-20% meno di possibilità che questo embrione che si abbia uno sviluppo embrionale, ma questa percentuale aumenta molto di più, tra un 40 e il 60%, nell'attivazione dello spermatozoo. L'embrione è formato da due gameti, lo spermatozoo e l'ovocita. Quindi naturalmente nel momento in cui anche lo spermatozoo deve intervenire e fare la sua parte nello sviluppo embrionale, vediamo che appunto comincia la selezione embrionale si aumenta, quindi diventa ancora più evidente. Perché la coltura a blastocisti quindi è molto importante? Si ha una migliore selezione embrionale. Questo cosa significa? Che aumentano le percentuali di gravidanza, da un 30% si passa fino al 65% con il transfer di un unico embrione e oltretutto, grazie a questo, si riduce la percentuale di gravidanza multipla, perché trasferire due embrioni significa che si aumenta del 30% la percentuale, la possibilità che entrambi attecchiscano e che quindi si abbia una gravidanza gemellare. Inoltre, la coltura a blastocisti evita di trasferire embrioni che si sarebbero bloccati, per esempio nel passaggio tra il terzo e il quarto giorno, e che quindi non avrebbero comunque dato origine ad una gravidanza. La conclusione di questo nostro lavoro, dell'importanza dello sviluppo allo stadio di blastocisti, è che il transfer di embrioni di buona qualità al terzo giorno di sviluppo embrionale non garantisce l'evolversi di questi fino allo stadio di blastocisti e quindi non garantisce la gravidanza. Invece la coltura prolungata al quinto giorno di sviluppo embrionale apporta molte più informazioni sulla qualità di quell'embrione, sulla qualità dei gameti che formano quell'embrione e inoltre ci può anche indicare se è il caso di fare dei controlli, degli studi più approfonditi su altri elementi. Sappiamo benissimo che la gravidanza è multifattoriale, che l'embrione è l'80% del fattore di una gravidanza, ma che c'è sempre un 20% che dipende da fattori esterni, l'endometrio, la coagulazione, cioè comunque ci permette l'arrivo a blastocisti di valutare anche altri elementi molto importanti per la valutazione di un trattamento. Naturalmente, come vi dicevo all'inizio, lo sviluppo embrionale a blastocisti che gli embriologi fanno in laboratorio è sempre una valutazione morfologica. Per poter essere sicuri che quegli embrioni siano anche cromosomicamente, geneticamente sani, è necessario effettuare una PGT-A, o meglio conosciuta come diagnosi genetica preimpianto. Naturalmente è un tema a parte, un tema che si può sviluppare in tantissimi altri webinar, perché comunque ci sono molte ricerche, molti sviluppi, progressi su questo tema che andrebbero trattati completamente in altre sedi. Ma quali sono le condizioni che permettono alla IVF Spain Madrid e al gruppo IVF Live di garantire il transfer allo stadio di blastocisti, quindi al quinto giorno di sviluppo embrionale? Naturalmente sono le ottime condizioni dei controlli che noi facciamo nel laboratorio. Quindi noi sappiamo, noi consideriamo il laboratorio come uno spazio esclusivo, dove comunque gli elementi, i parametri di sterilità, temperatura e ventilazione vengono controllati giornalmente e dove viene fatto anche un controllo annuale sulla pulizia e del mantenimento degli strumenti. Quindi tutti questi elementi consentono appunto al nostro laboratorio di garantire, nei casi, per esempio nei trattamenti di ovodonazione, il transfer allo stadio di blastocisti. Naturalmente, noi nel momento in cui andiamo a trasferire a blastocisti per
dire, no? Per informare le persone dell'importanza dell'ottimità di fare un transfer a blastocisti, facciamo delle statistiche mensuali sui nostri trattamenti. Statistiche che tengono in conto le percentuali di fecondazione, le percentuali di blastocisti, di arioblasto, la sopravvivenza degli ovociti e degli embrioni al congelamento, alla scongelazione. E la percentuale di gravidanza è indicata tanto come beta positiva quanto come gravidanza evolutiva e quindi sacco gestazionale. La IVF Spain Madrid appartiene al gruppo IVF Life, che come vedete ha sedi in molte città spagnole, anche in Germania e nel Regno Unito. Però per contattare direttamente la IVF Spain Madrid potete scrivere all'indirizzo mail contact@ivfspainmadrid.com. Ok, finita la presentazione, andiamo alle domande. Cominciamo con alcune domande che abbiamo ricevuto in questi giorni da tutti voi e a cui il dottor Rodriguez risponderà. Naturalmente provvederò a fare la domanda in spagnolo per il dottor Rodriguez e tradurrò la sua risposta in italiano. La prima domanda che abbiamo ricevuto è stata: in caso di ovociti, quanti embrioni arrivano allo stadio di blastocisti in media? Dottor Rodriguez, de media, quantos embriones llegan al estadio de blastocisto? Esto depende primero del número de ovocitos del que partimos, ¿vale? Cuantos más ovocitos, es más probable que tengamos más blastos. Ok, il dottor Rodriguez dice che questo dipende dal numero di ovociti da cui comincia il trattamento, da cui partiamo, no? Per lo sviluppo in laboratorio. Quindi quanto più ovociti si hanno, più possibilità si ha di arrivare a blastocisti. Y luego, a partir de aquí, va a depender de la calidad de los gametos. Secondo, oltre a questo elemento dipende anche dalla qualità dei gameti, quindi dalla qualità tanto dello spermatozoo come dell'ovocita, En giusto? el mejor de los casos, cuando tengamos los ovocitos de donante y un semen normal, la tasa general es del 50%. Quindi nel migliore dei casi, quando stiamo parlando di ovociti donati e il seme normosperma, la percentuale di gravidanza è del 50%. Luego, a partir de aquí, la tasa de blastocisto va a ir disminuyendo en función de que la calidad vaya bajando. Ok, a partire da questo momento, naturalmente, se la qualità peggiora, allora lì diminuisce anche la qualità del blastocisti. Procedo con un'altra domanda che è appena arrivata. Dottor Rodriguez, un blastocisto espanso che ha superato il diagnóstico preimplantazionale, quantas possibilità tienes de implantarse? Ok, un momento che traduco che dico la pregunta para los pacientes. Quindi la domanda di questa nostra paziente è: una blastocisti espansa che ha superato la diagnosi preimpianto, quante possibilità ha di attecchire? En este caso, partiendo de que el embrión sea de la mejor calidad posible, que la biopsia se haya realizado bien, que la vitrificación y la desvitrificación también haya ido bien, las tasas máximas suelen rondar en torno al 70%, 75%. Ok, quindi in questi casi, tenendo conto che tutto è stato fatto bene,
quindi che è stata fatta una diagnosi genetica ottimale, che si sia proceduti con una vetrificazione e desvitrificazione dell'embrione, che tutto sia andato bene, la percentuale è intorno al 70%. Procedo con altre domande. Acaba di arrivare un'altra pregunta, dottor Rodriguez. Embrioni ottenuti da ovuli congelati hanno più difficoltà ad arrivare a blastocisti? Vale. La paziente pregunta si unos embriones que se han obtenido con ovocitos congelados si tienen más dificultad de llegar a blasto. Si los ovocitos se han congelado bien y se han descongelado bien, las posibilidades son iguales. Quindi se gli ovociti sono stati congelati bene e sono stati scongelati bene, le percentuali sono uguali. Tenete conto che è importante, molto importante, i mezzi con cui lavorano tutti i lavoratori. Quindi comunque sia importante che il lavoro, cioè nel senso che la congelazione dell'ovocita sia stata fatta con i giusti mezzi per poter avere un prodotto alla fine che sia comunque sia ottimale. Es muy importante tener en cuenta que es muy importante la calidad del óvulo. Es muy importante. Un óvulo que sea de buena calidad es más fácil que el proceso de descongelación vaya a funcionar bien. Si el Okay. ovocito es de peor calidad, puede que la descongelación vaya peor. Okay. È importante, molto importante, la qualità dell'ovocita. Il dottor Rodriguez dice che una qualità ovocitaria ottimale permette sicuramente a un ovocita di congelarsi meglio, quindi di rispondere meglio alla congelazione e successivamente rispondere meglio anche alla scongelazione. Molti ovociti si perdono durante la scongelazione, quindi dipende tanto dalla qualità iniziale dell'ovocito. Ok, procedo con la lettura di altre domande. Non esitate a continuare a continuare a porre le vostre domande. Un'altra domanda che ci è arrivata in questi giorni è stato perché il blastocisti ha più possibilità di impianto? Tu sei dottor Rodriguez, una paziente nos pregunta che perché il blasto tiene más posibilidades de implantación. Como has explicado muy bien en la presentación, fundamentalmente es porque cuando el embrión ha llegado ya hasta blastocisto, hemos descartado todos los embriones que se podrían haber bloqueado previamente de día más 3. Ok, questo succede perché nel momento in cui gli embrioni, come abbiamo spiegato anche nella presentazione, nel momento in cui gli embrioni arrivano allo stadio di blastocisti, significa che quelli di peggiore qualità sono stati scartati prima di arrivare a blasto e che quindi siano arrivati quelli di migliore qualità. Además de esto, el estadio de blastocisto es el que tienen los embriones de manera natural cuando se desplazan desde las trompas hasta el endometrio. Por lo tanto, es, digamos que transfiriendo embriones en blastocisto, estamos replicando más naturalmente el proceso, fisiológico en la mujer. Inoltre, lo stadio di blastocisti è in pratica lo stadio naturale dell'embrione nel momento in cui una gravidanza naturale dalle tube passa verso l'endometrio, quindi l'impianto avviene sempre tra il quinto e il sesto giorno di sviluppo embrionale. Quindi noi stiamo andando a creare quanto più di naturale possibile ci sia in un trattamento di fecondazione assistita. Acaba di arrivare un'altra pregunta. Appena arrivata un'altra domanda, in caso di menopausa precoce, 30 anni, menopausa da 3, ci sono minori possibilità di impianto e gravidanza? Entonces, una paziente dice, en casos de menopausia precoce, tiene 30 años y lleva 3 años en menopausia, menos posibilidades de implantación y embarazo. Supongo que dependerá de que el ginecólogo le estime si tiene una suficiente reserva ovárica como para intentar con sus propios óvulos hacerlo o no.
Quello che dice il dottor Rodriguez è che dipende un po' dalla possibilità di fare un trattamento con il proprio ovocito o meno in base appunto alla menopausa. In realtà una menopausa da 3 anni è una menopausa già dichiarata. L'unico trattamento che si può effettuare è un trattamento naturalmente di ovodonazione e non, con un'ovodonazione naturalmente non si hanno meno possibilità di impianto e gravidanza perché l'ovocita viene sempre da una donna giovane. Quindi in questo, no, non è la menopausa, molte nostre pazienti sono in menopausa o menopausa precoce e non per questo non ottengono la gravidanza. In quel caso quello che importa è l'endometrio, l'utero, perché in quel caso noi andiamo a utilizzare comunque gli ovociti di una donatrice, quindi non ci sono assolutamente meno possibilità di gravidanza. E, otra paziente che acaba di scrivere dice... Quindi vi leggo un'altra domanda. Possono esserci però blastocisti non cromosomicamente perfetti? Quindi si può avere blastocisto che non sono cromosomicamente perfectos. Sí. De hecho, la calidad morfológica de los embriones no está relacionada directamente con la calidad genética. Sì. Difatti, la qualità morfologica degli embrioni non è direttamente relazionata, quindi non ha direttamente a che fare con la qualità genetica di quegli embrioni. Ese es el motivo por el que es necesario realizar el PGTA en los blastocistos si queremos conocer cómo están genéticamente los embriones. È per questo motivo che dobbiamo effettuare una diagnosi genetica preimpianto, quello che dicevamo poco fa, un PGTA sugli embrioni per vedere, sui blastocisti, per vedere che effettivamente siano cromosomicamente sani. Altra pregunta, un'altra domanda, però approfitto per rispondere anche alle domande che erano arrivate in questi giorni. Se una domanda era se un blastocisto è morfologicamente di buona qualità, ha molte più possibilità anche di essere sano? Quindi, dottor Rodriguez, una terza pregunta di estos días es: si un blasto es morfologicamente di buona qualità, tiene más posibilidades de ser también sano, entonces de implantarse? Sí, eso es así. Si un blastocisto está clasificado como de mejor calidad, es porque estadísticamente se ha observado que tienen mayor tasa de implantación. Quindi sì, se un blastocisti è stato classificato come di ottima qualità è perché statisticamente si è dimostrato che effettivamente ha più percentuali di impianto. No, no obstante, una vez que el embrión se ha podido implantar, ese embrión puede dar lugar a un niño completamente sano, independientemente de la calidad que nosotros le hayamos otorgado. Nonostante ciò, un embrione che si è impiantato può comunque sia dare origine a un bimbo sano indipendentemente dalla qualità che è stata data all'embrione. Vi faccio un esempio, approfitto per fare un esempio. Abbiamo avuto embrioni blastocisti di qualità che erano morfologicamente stati classificati come bassa qualità, che poi in realtà hanno dato origine a dei bambini. Questo perché? Perché comunque sia è molto importante se quel blastocisto effettivamente è anche cromosomicamente sano. Perché un blasto sano è quello che dà origine alla gravidanza. Un'altra domanda che hanno appena scritto, altra pregunta, dottor Rodriguez. Alcune cliniche congelano in terzo giorno e poi portano a blastocisti allo scongelamento. È una procedura corretta? Dice che muchas clínicas congelan en tercer día. Y luego, en el momento en que descongelan, llevan a blasto. ¿Es correcto hacer esto? Es una técnica que se puede hacer, pero nosotros consideramos que los embriones van a soportar mejor esa fase de congelamiento si están en día 5. Si llegan en fresco, ¿no? A día Sí. 5. Okay. Quindi è una procedura effettivamente, dice il dottor Rodriguez, che si può fare, però noi come centro, loro come embriologi, considerano che
è meglio se un embrione arriva in fresco allo stadio di blastocisti, quindi lì poi affronta meglio quello che è la congelazione e lo scongelamento. Queria aggiungere algo? No. Ok. Un'altra domanda di questi giorni è: il mio ginecologo mi dice che non è necessario andare a blasto, che l'embrione si può impiantare anche al terzo giorno. È vero? Entonces, otra pregunta de estos días es que dice una paciente que su ginecólogo le dice que no es necesario llegar hasta blasto y que se puede, el embrión se puede implantar en día más tres. ¿Es verdad? Los embriones, sí es verdad que se pueden transferir en día más 3, pero, perdón, se van a implantar siempre a partir de día más 5, ¿vale? Quindi è vero che gli embrioni si possono trasferire al terzo giorno di sviluppo embrionale, però si impianteranno sempre a partire dal quinto giorno. Entonces, nosotros consideramos que transfiriendo en día más 5 lo que hacemos es aumentar las posibilidades de embarazo. Quindi noi consideriamo che trasferendo al quinto giorno aumentiamo in realtà le percentuali di gravidanza. Pero es muy importante que los controles de calidad de laboratorio sean muy buenos y que de esa manera se permita un cultivo a blastocisto en las óptimas condiciones. Per fare questo però è quello che dicevamo poco fa, è necessario che comunque si abbiano degli ottimali controlli di laboratorio in modo da avere appunto le condizioni ottimali affinché questi embrioni arrivano a blasto. Non tutte le cliniche utilizzano, no, il transfer allo stadio di blastocisti, la cultura allo stadio di blastocisti. È necessario appunto che rispettare alcuni parametri ottimali del laboratorio per poter procedere con questa tecnica. Claro, porque si un laboratorio no puede garantizar las condiciones óptimas para llevar hasta blastocisto, va a ser mejor que la haga la transferencia en día 3. Ok, se il laboratorio non ha le condizioni ottimali per arrivare allo stadio di blastocisti, è conveniente effettivamente che il transfer sia il terzo giorno. Condizioni ottimali significa rispettare un po' quelle che sono le condizioni dell'utero, no? di una donna, della paziente. Quindi se il laboratorio riesce a rispettare queste condizioni, a creare delle condizioni ottimali per lo sviluppo allo stadio di blastocisti, allora sì, si può procedere. Altrimenti è conveniente comunque sia trasferire al terzo giorno. Nos dice una paziente, ho degli ovociti congelati dal 2015, dopo tutto questo tempo possono essere deteriorati? Entonces, una paziente dice che tiene ovocitos congelados desde 2015, si después de todo este tiempo puede que hayan perdido de calidad. No tiene por qué pasar eso, si los ovocitos se congelaron bien, no pierden calidad por el tiempo que estén congelados. Ok, quindi in assoluto, cioè questi ovociti sono stati congelati bene, se sono state utilizzate le misure ottimali per la congelazione, non perdono di qualità nel momento in cui sono stati scongelati, perché loro mantengono la qualità che avevano nel momento in cui erano stati congelati. Procedo con un'altra domanda di questi giorni. Se trasferisco due blastocisti, ho più possibilità di avere una gravidanza? Entonces, una paciente, dottor Rodríguez, nos pregunta: si transfiero dos blastos, ¿tengo más posibilidades de embarazo? Sí, efectivamente, si se transfieren dos blastocistos, aumenta la probabilidad que si solo transfieres un blastocisto, más o menos alrededor del 10-15%. Quindi sì, effettivamente se si trasferiscono due blastocisti aumentano le percentuali rispetto al transfer di un solo blasto di un 10-15%. Però hay que tener en cuenta que el riesgo de embarazo gemelar aumenta muchísimo más y puede ser mucho peor para la salud de la madre y de los niños. Però bisogna tenere in conto che le percentuali di gravidanza gemellare aumentano molto di più e quindi può essere molto più pericoloso tanto per la mamma quanto per il bambino. Por eso nosotros desde el laboratorio nunca vamos a recomendar transferir dos.
Per questo motivo, cioè il laboratorio e noi come clinica non consigliamo mai, raccomanderemo mai di trasferire due blastocisti, sempre di uno in uno. E vi leggo un'altra domanda che è appena arrivata. Diagnosi genetica preimpianta, quale giorno di sviluppo si fa? Quanto tempo si necessita per avere l'esito? Quindi, dottor Rodriguez, una paziente nos dice il diagnostico preimplantazionale. ¿En qué día de desarrollo embrional se hace y cuánto tiempo se necesita para tener el resultado? El diagnóstico genético nosotros lo hacemos en día 5 o en día 6. La diagnosi genetica preimpianto viene effettuata al quinto o al sesto giorno di sviluppo embrionale. Ese día va a depender de la velocidad que lleve cada embrión. La scelta della giornata dipende dalla velocità di sviluppo dell'embrione. Y el tiempo que tardamos en tener el resultado es aproximadamente unos 10 días. Uno. 10 días. Ok, e il tempo approssimativo per avere il risultato è intorno ai 10 giorni. Un'altra domanda, è possibile il transfer in sesta giornata? Dottor Rodriguez, una paziente nos pregunta si es posible transferir en Diama 6. Sí, es posible. Si los ginecólogos adaptan la ventana de implantación del útero al día más 6 del embrión, se puede hacer. Quindi sì, è possibile se i biologi ritengono che è più importante trasferire che è meglio trasferire al sesto giorno di sviluppo embrionale, sì, si può fare. Leggo un'altra domanda. Ok, questa domanda era: dopo quanto tempo bisogna fare la beta se trasferisco un blastocisti? Dottor Rodriguez, una paziente nos pregunta che después de quanto tempo tiene que hacer el beta HCG si trasfiere un blasto. Pues tenemos que esperar 12 días hasta poder hacer la beta. Ok, bisogna aspettare più o meno 12 giorni, dai 12-14 giorni per effettuare l'analisi del sangue. Un'altra domanda, il transfer a blastocisti è sempre al quinto giorno, a me hanno trasferito una blastocisti al sesto giorno di sviluppo. Questa domanda l'abbiamo appena risposta. Che sì, che è possibile trasferire un blastocisti al sesto giorno di sviluppo se gli embriologi lo ritengono necessario. Che significa una blastocisti 5AB? Entonces, dottor Rodriguez, una paziente nos pregunta che significa tenere un blasto 5AB? Pues un poco volviendo a explicar lo que has explicado tú muy bien en las diapositivas, lo que significaría es que el primer número es el grado de expansión, que en este caso es 5, quiere decir que está muy expandido y ya ha eclosionado. Ok, quindi è quello che dicevamo poco fa nella presentazione, quindi il numero 5 rappresenta il grado di espansione. In questo caso il numero 5 è che l'embrione e il blastocisti è completamente espanso, che ha fatto un'eclosione completa. Después, la primera letra, que sería A, corrisponde alla qualità della massa cellulare interna. Quindi la prima lettera, quindi la lettera A in questo caso, corrisponde alla massa cellulare interna. Quindi, secondo quello che abbiamo detto anche nella presentazione, è di ottima qualità, perché la lettera A. Y la segunda letra, que es B, corrisponde alla qualità del trofo ectodermo. E la seconda lettera, che è la B, corrisponde alla qualità del trofo ectoderma. En este caso es calidad media. Media. Entonces, in questo caso è una qualità media, ok? Non è ottimale, però eso depende también de los criterios, ¿no? Del laboratorio, la clasificazione. Sí, no todos los laboratorios van a seguir las mismas clasificaciones.
Ok, ho chiesto al dottor Rodriguez perché molte pazienti ce l'hanno chiesto, se effettivamente questo dipende dal criterio dei laboratori. Per esempio, i nostri embriologi sono molto selettivi nel momento in cui devono classificare gli embrioni e quindi fanno una classificazione molto più ristretta, molto più, come dire, molte volte magari indicano un 5AB. Quello che potrebbe essere un 5AA, soltanto che loro solo per alcuni limiti inseriscono, cioè indicano la lettera B, però magari un altro lavoratore avrebbe messo 5AA o viceversa. Ok, un'altra domanda. Il transfer è un momento traumatico per il blastocisti. Una paziente non spregunta. Sì, il transfer è su un momento traumatico para un blasto. La transfer es un momento crítico para tener una buena tasa de implantación porque hay que tener una gran coordinación entre el equipo de embriólogos y los ginecólogos. Quindi il transfer è un momento critico nel momento in cui si fa un trattamento perché bisogna avere una ottima coordinazione tra il biologo, quindi tra l'embriologo che fa il transfer e il ginecologo. Si se hace bien, el embrión no tiene por qué sufrir en absoluto. Se viene fatto bene, non c'è motivo per cui l'embrione debba soffrire. Pero si se hace mal, sí que puede arruinar absolutamente todo el tratamiento. Però se si fa male, se può rovinare assolutamente tutto il trattamento. A questo proposito arriva un'altra domanda che dice: il transfer ecoguidato rispetto a quella cieca aumenta le possibilità di impianto? A questo proposito llega otra pregunta che dice: il transfer ecoguidato rispetto a un transfer a ciegas las posibilidades de implantación. No, eso es más relacionado con las habilidades del propio ginecólogo. Si un ginecólogo es muy hábil haciéndolo sin ecografiar, va a hacerlo muy bien o al contrario. Eso depende un poco de cómo sea la metodología de trabajo del ginecólogo. Ok, il dottor Rodriguez dice che questo dipende dalle capacità, dalla bravura del ginecologo. Quindi se un ginecologo è bravo può fare anche un transfer a cieca. Naturalmente dipende tutto da loro, cioè dalla profondità in cui vanno ad inserire l'embrione, dalla modalità per raggiungere l'endometrio, dalla tipologia anche di endometrio, di utero, di canale che arriva fino all'utero che si ritrovano davanti, perché molti transfer sono difficili non perché il ginecologo non sia capace, ma perché la fisionomia della paziente comunque sia e presenta magari un percorso difficile per arrivare fino all'endometrio e quindi è per questo che alcuni transfer a volte sono difficili da effettuare. Il time-lapse aiuta nella scelta del blastocisti migliore. Questo l'abbiamo detto comunque durante la presentazione, ad ogni modo facciamo rispondere al dottor Rodriguez. Una paziente nos pregunta si el time lapse ayuda a escoger el mejor embrión. Sí, el time lapse es una técnica que es muy, muy adecuada para el cultivo hasta blastocisto porque nos permite clasificar con mayor precisión a cada uno de los blastocistos. Quindi sì, il time lapse è una tecnica molto più specifica, molto più dettagliata, precisa per lo sviluppo allo stadio di blastocisti, perché ci permette di scegliere anche il migliore blastocisti da trasferire. Un'altra domanda che è arrivata in questi giorni. Un blastocisti di qualità che sia la più bassa possibile, per esempio un 4cc, vale la pena di essere trasferito o ha molte poche possibilità? Entonces, una paziente nos pregunta si un blastocisto che è di qualità más baja possibile, come per esempio può essere un 4cc,
¿Merece la pena ser transferido o si en realidad tiene muy pocas posibilidades? Sí, merece la pena transferirse porque aunque los blastocistos se puedan encontrar en la escala más baja posible, siguen siendo blastocistos. Lo que quiere decir es que han superado múltiples barreras y han conseguido llegar hasta ese estado. Quindi sì, che vale sempre la pena trasferirlo perché anche se viene classificato come cattiva qualità, però in realtà è un blastocisti forte perché ha superato varie barriere per arrivare allo stadio di blastocisti. Para nosotros siempre nos será más útil poder transferir un embrión blastocisto que no sea de la mejor calidad que hacer una transferencia de embrión de día 3. Quindi per noi è sempre più utile trasferire un embrione allo stadio di blastocisti, anche se non di qualità ottimale, che fare un transfer al terzo giorno di sviluppo embrionale. E questo perché? Perché non si è permesso. Porque hemos descartado que ese embrión de día más 3 se pueda bloquear antes de llegar hasta blastocisto. Okay, perché in questo modo è stato scartato che quell'embrione al terzo giorno di sviluppo embrionale si sia potuto bloccare prima di arrivare a blastocisti, cioè abbiamo visto che comunque sia è arrivato allo stadio di blastocisti. Ho un'altra domanda di una paziente che ha fatto in questi giorni e dice: mi hanno trasferito un blastocisti precoce con esito negativo, però quando ho chiesto che cosa significava precoce, non hanno saputo darmi una risposta, solo mi hanno risposto che era precoce. Entonces, una paziente, una la pregunta dice, mi hanno trasferito un blasto precoce con esito negativo, entonces che non ha dato imbarazzo. E quando pregunté che significava precoce, non hanno saputo darmi una risposta, solo mi contestarono che era precoce. ¿Puede darnos una respuesta? Bueno, como hemos dicho, cada laboratorio tiene sus propias escalas de clasificación de los blastocistos, pero habitualmente un blastocisto precoz suele corresponder a blastocistos con un grado de expansión entre 1 o 2. Ok, quindi come abbiamo detto, ogni laboratorio ha i suoi parametri di classificazione dei blastocisti, però un blastocisti precoce solitamente è un blastocisti che ha un grado di espansione che va da 1 a 2. Si en todos los blastocistos que tenemos en día más 5 solo tenemos blastocistos precoces, esos embriones se pueden transferir. Quindi se nel momento in cui arriviamo a blastocisti, solo abbiamo blastocisti precoci, questi embrioni sì possono essere trasferiti. Pero si tenemos embriones que se han expandido más y tenemos algunos que son precoces, preferimos transferir primero los que se han expandido y los precoces los dejaríamos en evolución hasta día más 6. Quindi però se abbiamo più embrioni, alcuni che hanno raggiunto un alto grado di espansione e altri che sono blastocisti precoci, è sempre opportuno e comunque i biologi preferiscono sempre trasferire quelli che sono gli embrioni più espansi, quindi più grandi, che hanno un grado di espansione più alto rispetto a quelli precoci, lasciare questi per fare un transfer eventualmente al sesto giorno di sviluppo embrionale. Si esos blastos precoces en día más 6 se han desarrollado bien, serían unos embriones óptimos y nosotros podríamos guardarlos para el futuro. Se questi embrioni precoci al sesto giorno di sviluppo si sono sviluppati bene, quindi presentano una buona morfologia, sono comunque degli embrioni che hanno buone capacità e che quindi possono essere congelati per dei transfer futuri. Algo más? No. No, está bien, gracias. Nada. Ok. Arriva un'altra domanda che dice: in un transfer medicato, ipotizzando un ciclo mestruale di 28 giorni,
Qual è la finestra di impianto adatta per poter fare il transfer di una blastocisti al quinto giorno? Si può decidere a priori all'inizio del ciclo o dipende dal monitoraggio ecografico? Vale, questa domanda me la segno per risponderla con un ginecologo. La finestra di impianto è più un argomento appunto del ginecologo. Detto da forma, dottor Rodriguez, se un blasto sta al quinto dia del desarrollo embrionale, ¿cuál es la ventana de implantación más adapta? Entonces, son 120 días, ¿no? 120 horas lo que se mide la ventana de implantación. La verdad es que no lo sé con exactitud, pero lo más general es que si hay algún problema con la ventana de implantación, se puede utilizar algún kit de diagnóstico de la ventana para poder adaptar la hora de la transferencia con la hora en la que el endometrio sea más receptivo. Okay. Quello che dice il dottor Dighe, come dico, mi segnerò la domanda per risolverla con un medico, con un ginecologo. Comunque quello che effettivamente dice il dottor Rodriguez è che nel momento in cui si è stato diagnosticato, no, un problema di mancato impianto per una finestra di impianto che può essere traslocato, che comunque sia, non è stata stabilita e c'è bisogno, no? E quello che dicevamo poco fa nella spiegazione, nel momento in cui si sta trasferendo un embrione a blastocisti e non si ha impianto, si deve ricercare il problema anche in altri fattori. La finestra di impianto, effettivamente, come dice la paziente, può essere uno di questi. Noi in clinica e comunque altri centri anche utilizzano degli elementi che studiano, no? delle tecniche che studiano la finestra di impianto degli endometri, come può essere l'ERMAP o la possibilità magari che ci sia che ci siano delle infiammazioni endometriali, dei problemi endometriali, quindi fare un IMAP. Però questi sono comunque sia poi decisioni che vengono prese man mano nel momento in cui si decide di fare un trattamento e che dipendono sempre, quello che dico sempre ai miei pazienti, qualsiasi tecnica che verrà utilizzata dipende sempre dal trascorso della paziente, dai suoi precedenti, quindi non si possono fare dei protocolli generalizzati per tutte le pazienti, ogni paziente è un caso a sé e quindi ogni paziente va studiato singolarmente. Non abbiamo più domande, già non tenemos más preguntas, dottor Rodriguez. Quindi noi vi ringraziamo per aver partecipato a questo webinar. Speriamo che sia stato di vostro interesse, che sia stato di vostro gradimento e che una paziente ci dice grazie davvero, quindi immagino che sì, grazie a lei, a voi per aver partecipato. E niente, per qualsiasi cosa sapete già che potete contattarmi all'indirizzo mail contact@ivfspainmadrid.com. E niente, grazie ancora a tutti voi, buona serata. Muchas gracias, dottor Rodriguez, por su ayuda. Grazie a tutti voi veramente. Un saluto e buona serata. Hasta luego.